per quanto riguarda la banda, la beneficenza di Sassuolo in provincia di Modena. Alcuni brevi cenni per farvi sapere qualche informazione riguardo il nostro corpo ballistico. Il corpo ballistico, appunto, la beneficenza di Sassuolo fu fondato nell'anno 1878 per volontà di un farmacista, il dottor Olinto Pistone. E questo era lo scopo di creare una scuola di musica per tutti i figli del popolo, insomma la gente comune come noi, per cui fu denominata appunto la beneficenza. Il suo primo maestro fu Sissinio Cassiani e dall'anno 1894 fu diretto dal maestro Ugo Cinti di Bologna, che dopo qualche anno di attività la portò ad un elevato livello artistico e al primo posto nei concorsi nazionali di Milano negli anni 1906 e 1907. Dopo una interruzione dovuta alla Prima Guerra Mondiale, la banda riprese l'attività nell'anno 1921. Nel 1930 la direzione del complesso passò al maestro Roberto Valgimigli, romagnolo, che la guidò per ben 33 anni, istruendo due generazioni di allievi, presentando una banda che si classificò prima ai concorsi nazionali di Roma nel 1935 e di Modena nel 1951. Dopo un periodo di appannamento e di difficoltà, con l'apporto di anziani musicanti e con l'avvento come direttore del maestro Neldo Lodi, il nostro direttore attuale, la banda ritornò ad essere degna del suo passato e la scuola di musica, diretta dal professor Marco Stefani, riprese in pieno la sua attività, fornendo così alla banda numerosissimi elementi. Nel 1990 ha partecipato al Festival Europeo di Olliul sulla Costa Azzurra e nel 91, sempre in Francia, al Festival Internazionale di Saint-Julien-Limoges nella regione della Haute-Vienne. Questo complesso può contare su un organico di oltre 50 elementi, in gran parte giovani e giovanissimi, come potete vedere. Presenta un programma composto da musiche originali per banda, alternate a pezzi di folklore nazionale e internazionale, e da brani del repertorio lirico e sinfonico, come avremo modo di presentarvi in questo bellissimo pomeriggio. Bene, allora passiamo subito, direi, al primo brano. Il primo brano si tratta di una fantasia per banda, scritta da uno dei più importanti autori di questo genere musicale, che si chiama Jacob de Haan. Il titolo è Oregon e si tratta praticamente di un'ambientazione dove l'ascoltatore è trasportato attraverso il paesaggio avvincente di uno dei più belli stati d'America, dove, diciamo, verso la metà del 1800, quindi nell'epoca del Far West, si avvicendarono cowboys, pelle rossa e cercatori d'oro. A voi Oregon. Thank you.
Franz Schubert, compositore austriaco considerato nella storia della musica come uno dei creatori dell'operetta viennese, tra le composizioni più note da annoverare Il poeta contadino e La cavalleria leggera, oltre a questa, che è un'altra grande operetta, che si intitola La dama di picche. Ora vi presenteremo l'ouverture.
siamo giunti allora alla fine del nostro intervento e nel presentare l'ultimo brano in programma cogliamo intanto l'occasione per ringraziarvi della gentile ospitalità, del grandissimo calore del pubblico di Cecina. Veramente un applauso che va rivolto a voi più che a noi. Allora, bando alle ciance, passiamo all'ultimo brano in programma, un brano anche questo originale per banda, e si tratta di Odyssey. È un mosaico di idee musicali di ottima fattura e l'orchestrazione è piena e ben armonizzata. Dopo un imperioso inizio segue un'atmosfera di calma, bruscamente interrotta da un travolgente allegro pieno di sincopati contrattempi. Buon ascolto, Odyssey.